Pronti alla serata conclusiva di alcuni dei laboratori promossi da Rabbit Hole. Vi ricordiamo che durante lo spettacolo sarà necessario indossare la mascherina FFP2, silenziare i telefoni cellulari e, se siete facilmente suggestionabili, tenere ben stretta la mano del vostro vicino. Siete mai entrati in una casa infestata? Avete mai affrontato dei veri fantasmi? Vi siete mai calati nei vostri peggiori incubi? Beh, se la risposta è no, tenetevi forte, perché alcuni coraggiosi ragazzi stanno per accompagnarvi nello spaventoso mondo di Monster Rabbit. Io non ti voglio ascoltare. La. Non c'è nulla.
spaventoso. Erano i primi del 1800 e Zoli, figlio di due ricchi nobili provenienti dalla grande città, passava l'estate qui, nel vecchio castello di famiglia, allora appartenente alla vecchia nonna Geltrude. La nonna Geltrude, che nome! Io la odio, nonna Geltrude. E perché? Che ha fatto? Sembra simpatica e ospitale. Certo, sì, nonna Geltrude era molto ospitale. Se non fosse stato per un unico grande piccolo difetto. Quale grande piccolo difetto? Dovete sapere che la vecchia nonna Geltrude era rimasta vedova, ma siccome era una scienziata, aveva estratto il cervello del povero vestito marito figlio e l'ha trasformato in un barattolo. Dopodiché, ispirato alla storia di Frankenstein, aveva iniziato a prendere pezzi di persone appena defunte per ricostruire il corpo. Ma la nonna aveva tutto il fritto pieno di pezzi umani, tutto ciò in segreto. Sì, sì, è vero. Un giorno il piccolo Gianni aveva voglia di un gelato, ma Fritz era stupito e trovò una forma di piede per tutta la famiglia e se lo gustò. A questo punto, la nonna Geltrude deve costruire il corpo del marito, ma mancava più quel pezzo. Allora, sapete che fece? Arrabbiatissima, si prese il piede con la famiglia di Johnny! E da quel momento, il piccolo Johnny diventò il fantasma padrone di questo castello. E quando vede arrivare qualcuno, corre verso il cancello urlando: andatevi subito dalla mia proprietà! Sono morto, non si vede, e riposavo anche piuttosto in pace finché non vi ho sentiti arrivare. Esistono tempi al di là del vostro tempo, mondi al di là del vostro mondo, e presto lo scoprirete anche voi! Non sono uscito dalla posta per lasciarti andare, sono venuto a prenderti per le caviglie, portarti nella tomba insieme a me. E lasciami! E da quel giorno già di prendere le caviglie dei ragazzi che vogliono entrare qui dentro e se ne porta nella tomba! Ed è per questo che tutti hanno iniziato a chiamarlo Johnny Cavacaviglia! No, 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 io qui non ci entro. Sì, anche a me è successa una cosa terribile qui quando ero piccola. Piccola? Hai 11 anni! Più piccola! Avevo 5-6 anni e stavo giocando con mio fratello quando la palla è finita in questo giardino e non ci crederete, ma l'erba se l'è inghiottita. Come inghiottita? Sì, un secondo prima la palla c'era e il secondo dopo, puff, sparita. Ah, potrei girare che è stato Johnny. In fondo, lo sappiamo tutti cosa ha fatto i suoi genitori, no? No, cosa? Se li ha mangiati. Ragazzi, avete sentito anche voi? No, cosa? La cosa che ha spinto? Pippo? Ai! Anche a me! Ma chi è? Ah, potrei girare che è mia sorella. Di sicuro ci ha seguiti con quelle sue strane amiche. Allora di là che la aspetta subito. Ehi, ehi, questa volta ho sentito anch'io! Come se una mano fredda mi prendesse per i piedi! Smettila! Sì, smettila! Mettetela giù, ci state additando! E se fosse... Johnny Cavacaviglia! Ah, scappiamo! Ma come state? È di là! Ah!
volevo tanto bene. Ecco che arriva l'anima della festa. Ciao Will. Ciao Johnny, ti adoro Johnny, un festaiolo con i controfiocchi e anche un po' con niente male. Hai già preparato la nuova cassa e come? Una cassa piena così. Evviva. Mi ricordano i cavalli quando ci siamo noi all'ippodromo. Qui bello! Finalmente siete tornati! Ma dove l'avete finito? A spaventare le cavallette! Le cavallette? Ah sì, le cavallette! E vi siete divertiti? E ci siamo divertiti? In una scala da 1 a 10, dove 10 è la spalla totale? Sì, direi che ci siamo divertiti. Un momento! Non sentite un certo odorino? Si sente, vero? La puzza di umano. Bleh. Umano? Ma cosa è successo? Il nostro castello è stato invaso per degli animali di quelle mani. Ecco cosa è successo! Questi ragazzini impudenti! Senza rispetto! Senza ritegno, mocciosi impertinenti! Altro me lo so! Thank you.
posso tornare a casa. Shh, silenzio, ti sentirà. Oh, e smettila. È per questo che non si siede mai nessuno a pranzo con noi a scuola. Guarda, adesso mi metto ad urlare, così vedrete che non c'è nessun fantasma. Ferma, ferma, ferma. Dico davvero, non serve urlare. Aiuto, aiuto! Ah, che paura, si muove da solo, aiuto! Ah! Mettilo giù e torna qui, sei sempre il solito. Ehi, ehi, guardatemi, chi sono? Mi mangerò le caviglie, le porterò nella tomba! Non siete spiritosi. Infatti, finitela, state zitti e stiamo uniti. Ah, le mie caviglie, le mie caviglie! E basta! Invece diamo un'occhiata in giro! Se vogliamo fare la mia festa qui dentro! Ok. Aiuto! Aiuto! Avreste dovuto vedere le vostre facce! Aiuto! Aiuto! Ah, Gianni mi ha preso! Aiuto! Che paura! Ah, non c'era nulla di cui aver paura qui dentro, hai visto? Sì, beh, questo lo dici tu. Guarda, il giudice lo vedo addobbi. Sì, infatti. Guardate, qui sono degli altri addobbi. Basterà aggiungere che sta portando, noi sarà un successore. Esatto. Che siete, ragazzi? Guardate, qui c'è qualcosa da bere. Perché c'è la dentiera? Tu sei stata fortunata. Qui c'è un occhio. Infuso di latte? Sì, quelli li ho portati io. Mi sembrava che era per la festa. Sì, gli occhi da cerume e orecchie di bambino? Sì, io ho portato il cerume. No, no, aspetta, prendo. Ehi, ragazzi, qui c'è un tiramisù fatto di vermi. Senti, perché vuoi questa puzza, ragazzi? Sì. E giù! Io sono allergica alle puzze, ciù! Salute! Grazie! Ragazzi, ditemi con altri dei vostri stupidi scherzi! No, stavolta non sono stata io! E nemmeno io! Ragazzi, ho fatto davvero paura, consiglio di andarcene! Sì, va! No, 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 non voglio vedere di fondo! C'era questa, è una notizia eccezionale! Non mi dirai! Chi ha ancora intenzione di fare la festa qui? Sì, e sarà fantasmagorica! Sarà un bagno di sangue. Ma che? Andiamo a prendere gli addobbi, dai! Sì. Va bene, mi porti dei palloncini colorati. Io accendo la musica. Qualcuno ha uno scaccia fantasmi? Ma dici che serva? Ma no, figuola, andiamo. Dai. Io prendo i nastri. Io prendo il cibo. Work all night, gonna drink a rum. Daylight come when we want to go. Stop banana till the morning come. Daylight come when we want to go. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come when we want to go. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Come on.
persino i topi parlando a bocca asciutta. Su! Oh no, sempre la riva! No! No! Siamo terzi, Gia! In questo modo non c'è mai via! Pensiamo! Trovato! La festa noi organizzeremo ed entrambi vinceremo. Alla festa vincerà chi più pauroso sarà. Sì! Chi perderà andarsene al castello dovrà! Io vado a preparare degli oggetti mostruosi, ma carini, per fantasmi e bambini. Oh no, quella è la rima! Ecco fatto! Andiamo! Ciao a tutti! Thank you.
il travestimento più spaventoso. Chi ha un'idea? Io ce l'ho! Ti travestiremo da pagliacci! Io so che molti bambini hanno paura dei pagliacci. È vero? Allora faremo così. Venite con me. Evviva! Vinceremo! Vinceremo!
sento odor di fantasmucci! Ucci, ucci! Sento odor di fantasmucci! Se continui così, avrai anche la stazza del lottatore di sumo. Ma guardate un po', questi bandati giocano la loro festa e si fanno pure aspettare. Sapete che vi dico? Questi fantasmi sono davvero maleducati! Sì, andiamo! Un necro assai precco, ma
celebre stregon. Gli chiesi per favor un filtro per l'amor. Lui disse bomba, bomba, tinta, bomba, 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 bomba. Poi prese un topolino, ne fece un bocconcino e traccannò un liquor di rane e pomodoro. Un urlo in ciel mandò e in terra stramazzò, mi disse bumba. Dobbiamo andarcene da questo castello. Venite qui che avendo aperto un faccia con le scorpore. No, fermati, ma davvero vuoi andare in mezzo a quel castello? Ah, non posso guardare, il nostro piano è fallito. Ma è successo davvero? Quelli hanno fatto amicizia. No, dico, hanno fatto amicizia. Ma mi sembra normale. Ed ora una breve presentazione di Voig, esito del corso Danza Teatro, condotto da Bragagnolo Anna. Dal gruppo al singolo individuo, passando attraverso sguardi, incontri, paure, sofferenze,
per ritrovare ciò che siamo, persone. Volk è il popolo, la gente, la folla, e noi diventiamo questo a seconda di dove ci troviamo. Anche se a volte invisibili, portiamo sempre con noi la nostra firma, il nome, contenitore della nostra storia. Thank you.
L'ultima rappresentazione che vedrete parla di adolescenza, una piaga che colpisce tutti, indistintamente. Essere adolescenti nel 2022, però, è come essere costretti a giocare con il livello difficile di un videogioco di cui nessuno capisce le regole. Eppure tutti sono pronti a ridere appena perdi punti. Quando un adolescente comincia a cambiare, diciamo di non riconoscerlo più, di non capire perché faccia certe scelte e si comporti in modo così insensato. Ci viene da pensare che sia impazzito, o che non sia lui a decidere, ma qualcos'altro, qualcun altro. Le amicizie sbagliate, i social, le serie TV, le ore piccole. È come se gli adolescenti avessero un mostriciattolo sulla spalla che gli sussurra continuamente nuovi modi per sbagliare agli occhi degli altri. E se l'adolescenza stessa fosse quel mostro? Questo è quello che il gruppo di ragazzi ha ipotizzato nello spettacolo Ho un mostro in casa, lavorando sull'eterno battibecco tra quello che sarebbe meglio fare e i guai che i nostri mostri sono decisi a combinare. Uno spettacolo diretto da Matilde Scarbossa. Da quando ho iniziato le superiori non mi parla più. È come avere in casa un inquilino che non paga l'affitto, ma che occupa il bagno per un'ora tutte le mattine. Io non ci ragiono più. Un giorno mi pare di cominciare fin troppo felice, esce e fa tardi la sera. Il giorno dopo non vuole neanche uscire dalla sua camera per mangiare. Esagerano, ma sì, esagerano per mettersi in mostra. Ma io mica le ho vinta. Se vuole parlare con noi può scendere in cucina, altrimenti che si arrangia e risolve i suoi problemi, o come li chiama. Ma problemi cosa, che gli portiamo l'acqua con le orecchie? Non so cosa voglia fare con la sua vita. Alle medie andrà sempre a dei voti, adesso quando esce con quelli là non capisce più niente. Ma gli conviene superare l'anno, altrimenti può anche andare a lavorare. Io non vivo più, mi cavo il sonno di notte, mi cavo il fiato di giorno. E non venite a dirmi che è colpa mia perché l'ho fatto io. Io avevo fatto un bel bambino. Questo è un mostro. Io ho un mostro in casa. Ricorda, tu sei in condotta, non lo puoi buttare così. Hai ragione.
Hai ragione! Io vorrei che mi leggeste nel pensiero, ma sono convinta che riuscireste a pretendermi anche così! Brutti analfabeti funzionali che non siete altro! Oh, brava, brava, pure le spese impedettive! Oh, aspetta, aspetta, perché ora li metto in crisi! Non riuscite a capire voi stessi e pretendete di capire me! Fatemi curare! Zennia, l'attacca boomer con autoconsapevolezza è super efficace! Ma su, dai! Ora spacca qualcosa! Facciamoli per venire avanti vicini, dai! Cosa spacco? Dai, dimmelo, io lo faccio, sono velatissima! Oh, questa! Che ingenua lasciare la sua piantina sulla tua finestra solo perché c'è più luce di illuminarla! Ah, butta giù nel giardino dei vicini! Sai che figuracci si fanno? Geniale! Ah, guarda, guarda! Ora gli tiro dietro il libro di fisica! Così magari la smettono di dire che non l'hanno comprato per niente! Oh, chapeau! L'allievo ha superato il maestro! Ma dai! Ora, è da un po' che non urli, non facciamoli stare troppo sulle spine, sfogati un po'! Già, hai ragione, fammene pensare una. Senti questa. Io non ci volevo nascere in una famiglia del genere! Oh, la colpa primordiale! Era da un po' che non lo usavi questa, ammettilo. Hanno sbattuto la porta. Sono usciti. Ecco, ho sbagliato, non dovevo fare così. Va sempre a finire così. Ma no, cosa dici? Vedi, ma non lo vedi? Sono usciti di casa. Ti hanno lasciato qui da sola. È così che si spodesta il mico. Dai, grande, non mollare ora. Dici? Sì. Non lo so. Io pensavo che la mamma sarebbe venuta a bussare alla mia porta con la solita cioccolata calda. O magari il papà sarebbe venuto a farmi uno di quei soliti discorsi rincuoranti su com'è difficile crescere. Ma mi avrebbero detto che loro ci sono sempre per me. Sì, ehi, no, fermati qua. Tu non sei più un batuffolino carino per perdonare tutto, altrimenti babbo la carina. Tu sei un adolescente adesso, tu sei un mostro. E loro sono stanchi di te. E ora è guerra aperta. Altro che ricambiare il favore.
i primi 5 appuntamenti andrebbero eliminati. Anzi, il primo semestre di relazione. Sa, gli aperitivi, vestiti in gingheri da capo a piedi. Via. Il cosa ti piace e a te cosa piace. Via. Andiamo diretti al sabato sera, in pigiama, con Netflix. Tu sei pazza. Tu non capisci niente. I bigliettini anonimi coi cuori, i like tattici, gli sguardi una parte all'altra del cortile. Queste sono le cose belle dell'amore. Quelle che ti fanno fare 120 km all'ora. Non credo che la tachicardia sia proprio un buon segno. Bisogna piangere, bisogna soffrire, addormentarsi col cuscino bagnato di lacrime e svegliarsi con la luce dello schermo emanata dal suo primo messaggio nell'arco di una settimana. Non ha il nostro numero? Oh, e tu non ti sei ancora procurata il suo? La prossima settimana è il tuo compleanno. Giuro. Se non ti arriva un suo messaggio, faccio mandare un messaggio da quello che ti piaceva alle medie. No. Non è tutto sulle mie spalle. Le reazioni si fanno in due. Altrimenti è solo un delirio personale. Io non capisco come mai non si sia ingranato niente tra noi. Quella volta sembrava esserci intesa alla testa. Sembrava, sì. Ma poi sono stata così stupida da non dire più nulla. Da non aggiungere... No, io qualche idea ce l'avevo. Tu non hai voluto. Cosa di meno pietoso delle tue romanticherie. A questo punto forse avrei fatto meglio dire qualcosa di stupido. Pur di dire qualcosa. E invece ora eccoci qui. Io... E le sue scarpe. Vuol dire che avete caratterato male. Non che io mi sia fatto venire per sempre.
Ah, ora stai a guardare i voti degli altri, eh? Ottimo, ottimo. Vediamo cosa dirà il papà quando tornerai a casa con questo voto. Vediamo, vediamo se gli interesserà quanto hanno preso gli altri. Ma signor papà ha finito il tecnico in 7 anni. Cosa vuoi che mi dica per un 7? E pensa al voto di uscita della maturità. Ti sei giocata la lode! Oh, ma vuoi stare calmo? Sono in seconda. Non la contano la media di quest'anno in quinta. Ma se la ricordano! Come tutti si ricorderanno questa scena pittosa di io che scappo in bagno a piangere tutta per colpa tua. Stai facendo più danni che altro. Smettila di farmi vivere tutto in questo modo. Che modo? Come se fosse tutto sotto la lente del tradimento. Come se tutto fosse il mio ultimo respiro. Sei così asfissiante che quando il prof mi fa una domanda, mi viene una tachicardia, anche solo per usare di alzare la mano. Io risposta la so, perché la so sempre. Ma tu mi devi far dubitare di tutto. Mi dai il pavimento sotto le gambe. Ma io ti faccio dubitare affinché tu possa controllare di aver fatto tutto in modo perfetto. Chi non ha paura? Finisci in pasto ai lupi! Ma non c'è nessun lupo qui! Non sono in mezzo a un bosco, sto semplicemente andando a scuola! Ma devi far diventare tutto frastornante! Un motrino che mi passa vicino è una granata! Il suono di un'ambulanza e qualche mio parente che se ne va! La mia vicina di Marco, che mi parla bene di solito, è la fine della nostra amicizia! Basta, smettila! Mi finisci? Ma tu non capisci, tu non capisci! Tu non capisci quanti problemi, quante cazzate io ti abbia fatto evitare! Ma sono problemi per te, è la tua opinione, non è la realtà! Smettila di tenermi il tuo cuore di angoscia al buio e al freddo! Lasciami un'occasione di respirare! Va bene, fa come credi, batti a cacciarmi qua e diventa il pesce fuor d'acqua che sei sempre stata destinata ad essere! Vedremo se non tornerai nel mio cuore una volta che scoperto il mio cuore.
era il caso di rischiare così tanto. Ah, e perché? La linea tra essere popolari ed essere dei buffoni è sottile. Ma come? Proprio tu ti arrendi così? Nel bene o nel male, purché se ne parli? Sì, non sei tu quella che sì, rispetto ogni mattina davanti allo specchio? Sì, ma? Sì, ma... Ma? Ma... Sai cosa? Forse ho capito. Tu non vuoi che lo faccia, perché sai che in quei momenti non potrai controllarmi. Non è questione di controllo, è che sarai da solo, senza di me, ad aiutarti a rimanere focalizzato sull'obiettivo, a fare la scelta giusta. Beh, forse sono stanco di fare la scelta giusta. Pronto? Ciao. Senti, ci avevi pensato, prendi anche a me una bottiglia di vodka per la festa di domani. Sì, sì, fai anche mente, era... poi la finisco. E ti pago, ovviamente. Non lo so, fai menta. Anzi no, fai fresca. Perfetto, ok. Grazie, ciao. Ciao, domani, ciao. Sarai più preso per il culo della festa. Oh, sarò il più figo della festa. You're gonna be packing. I teach you the proper voice when you talk to boys. When you're
senso ha lavarsi, cambiarsi, vestirsi, uscire? Non ha senso. No, infatti, non capisco perché si faccia. In realtà, non riesco a capire il perché di troppe cose. Per esempio? Come le persone facciano a rimanere in piedi ogni giorno, nonostante le loro mille battaglie e problemi. Beh, mica tutti sono deboli come te, eh? Deboli, già. Come se fosse colpa mia che l'ha fatto schifo. Sì, che è colpa tua. Anzi, non te lo più. La vita in realtà è fantastica. Ma sei tu che hai fatto schifo per tenere testa. Ottimo, grazie. Sono uno sbaglio con la vita perfetta. Oh, bravo. Ma lo vedi che se vuoi sia anche così intelligente. Stai zitto! Puoi dirmi tutto, ma non che sono stupida! Se fossi stupida sarei felice! E invece sono troppo intelligente! Quindi mi accorgo di tutte le cose brutte che gli altri non vedono! Ah, intelligente e modesta, eh? Forse è per questo che non hai amici. Sì che ce li ho! Ma, scusami, è che sai, non ti ha scritto nessuno per sapere come mai manchi da una settimana a scuola. Quindi magari pensavo, sai. Forse è vero che non ho amici. Beh, ahimè. Vabbè, allora. Guarda che io ci sarò per sempre, eh. Non si mi ammazzo. Ma che drammatica che sei. Sempre a vedere il peggio, nelle cose. Ci credo che poi le persone non ti credano quando dici questo, oh, davvero male. La conosci la storia del ricordo, vero? Ma io sto davvero sempre male. Bugiarda. Guarda che così manchi di rispetto alla tua famiglia, ai tuoi compagni, ai tuoi professori. Perché? Ma perché se dici che stai davvero sempre male, vuol dire che nessuno di loro è in grado di farti stare bene. Ma mica tocca a loro farmi stare bene! La mia testa è mia! Vedi? Allora lo ammetti che il problema sei tu. Ma tu sei il marcio di te stessa. E se fossi tu il marcio di me? Che intendi? Tu che mi sussurri di continuo, come potrebbe andare tutto sporco da un attimo all'altro? Ne sei sicura che sia io che queste cose? Lo specchio riflette la tua faccia, non la mia. Vogliamo scommettere? Bevo un paio di birre e vediamo chi delle due sparisce? Eppure, tanto lo sai che domani torno. Allora domani farò dell'altro per mandarti via! Oh, ma che paura! Puoi pure fumarti anche tutta l'Olanda, ma io torno sempre da te. Non sono un raffreddore, non puoi espellermi dal tuo sistema. Potrei sempre farmi vedere a qualcuno. No, non ci pensare, ma sei scema. Ma cosa credi che ne sappiano i dottori di te? Ma sono lì apposta, no? Sì, sono lì apposta che li casvegli. Tu stai solo dicendo scema. Ma non è vero! C'è la per chi? Per cosa? Anche adesso sto facendo scena! Adesso che sono a casa da sola da ore! Sì, fai scena per te stessa. Perché lo sai che tu, senza di me, non avresti una personalità. Prova a pensare. E se davvero i dottori fossero in grado di mandarmi via? E se davvero tu stessi meglio, chi saresti poi senza di me? Io non lo so, sarei una rovina di contratto, credo. Ma io sono sempre stato con te. Solo che ancora non c'è più. Sarò sempre. Cerca di assomigliare. Ma non sono come lei.
bere, quando ballare guardano tutti. Bevi anche tu allora. Ma mi fa schifo il gusto. Che cosa ci trovano a sparare queste robe che puzzano di solvente per smalti? Ma non lo fanno per il gusto, stupida. Lo fanno per essere più interessanti. E per dimenticarselo la sera stessa? Vabbè. Allora fuma. Quante volte te ne ho offerto una alla tua amica? Guarda che se continui a dire di no tutte le cose più fighe, smetterà di scegliere con te. Ma smetti, mica esci con me solo per fare festa. Ah no? Sei il suo barboncino. Quella che le regge il bicchiere mentre lei si limona il primo che capita. Guarda che lei ha fatto tanto. È vero. Senza di lei tu non saresti neppure invitata alla festa. Sei sicura di voler rinunciare a tutto questo solo per continuare ad essere una santarellina? No, ma non sono come lei. Come loro, non so come fare altro. A sentirmi bene, a divertirmi. Copiala. Fingi finché non ti verrà naturale. Comincia col metterti quel vestito. E poi truccati una buona volta. Te lo lascio passare che non vuoi truccarti per andare a scuola perché ti sembra inappropriato. Ma se non ti trucchi per questa festa, quell'inappropriata sarei tu. Così potranno dire che sono brutta pure da truccata. Ecco, vedi? Non piace a nessuno perché non piace a te stessa. Fai come lei. Fatti un selfie ogni tanto. Usa i filtri. Credi forse che si nasca con l'autostima? Te la devi guadagnare. Metti foto come le sue e vedrai che i suoi follower migreranno dal suo profilo al tuo. Che cazzata, stai zitto! Ho un caos in testa, un vortice di mille volte, mille pensieri nati al mare che sgurgo da ogni fessura, da ogni ferita. E tu? Tu stai qui a parlarmi di follower! Lo sai perché stai male? Perché stai da sola? È un continuo loop, senza tregua. Più ti isoli, più starai male. Più starai male, più ti isolerai. Quindi, ora, mettiti quel cazzo di vestito e vai a fare festa con gli altri. Ma non cambierà niente. Io sarò la prima che i genitori verranno a prendere. Mi farò la figura della bambinetta e appena me ne sarò andata, parleranno male di me. Oh, non parleranno proprio di te. Invisibile. Piuttosto, vedi di farti fare almeno una foto con la tua amica dal fotografo della serata. Deve essere chiaro a tutti che tu c'eri, che eri lì con lei. E poi la soluzione al tuo problema è talmente semplice. Ciao. Non tornare a casa. Tieni i tuoi codorni dalla tua amica, così puoi restare fuori quanto vuoi. Ma non è vero che dormo lì. Chi se ne frega? Da qualche parte dormirai. Ci saranno pure dei divanetti a sta festa, no? O puoi sempre fare after dritto fino al mattino, così il problema di dove dormire sparisce. Come dovrei fare a restare sveglia se non sono neanche mai arrivata a vedere le premiazioni di Sanremo in diretta? Come fanno tutti quelli più figli della scuola che si ritrovano a fare colazione al bar della discoteca dopo le feste. Tu li chiami figli. Il giornale locale li chiama Gioventù Tossica di Paesino. Pensa se ci fosse la tua faccia domani sul giornale. Pensa a quanta gente vorrebbe conoscerti. Quanti like ti arriverebbero su TikTok. Dopo qualcosa del genere potresti davvero vestirti come ti pare. Tanto saresti famosa comunque. Potresti anche smettere di uscire con quella ragazzina viziata che chiamiamo, anche se sotto la disprezzi. Va bene? La santarellina curiosa. Dirò di sì a tutto. Anche a cosa?
even turn the key before I make the mistake, before I leave with the worst of me. Give them no reason to stay. No sleeping up if you sleep away. So I got nothing to show. No, I got nothing to say. Step out of the sun if you keep getting hurt. Step out of the sun because you learn, because you learn. On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tap, tap, tapping onto a glass. Watching people pass, I'm waving through windows. Can anybody see? Is anybody waving back at me? We start with stars in the right. We start believing that we belong. Every sun does it right, and no one tells you when you went wrong. Step out of the sun if you keep getting burnt. Step out of the sun because you learn, because you learn. On the outside, always looking in, will ever be more than I've always been? Cause I'm top on the path, waving through window. I try to speak, but nobody can hear. So I wait around for an answer to appear while I'm watching people pass. Waving through window. Can anybody see? Is anybody waving? When you fall in a fox and there's no way around, you have a crash, you even meet the sun. When you fall in a fox and there's no way around, you have a crash, you even meet the sun. When you fall in a fox and there's nobody around, do you ever really crash? You even make a sound. When you fall in a forest and there's nobody around, do you ever really crash? You even make a sound. Did I even make a sound? Did I even make a sound? It's like I never make a sound. Will I ever make a sound? On the outside, always looking in, will I ever be more than I've always been? Cause I'm tapping on the glass, waving through window. I try to speak, but nobody can hear. So I wait around for an answer to hear while I'm watching people pass, waving through window. Can anybody see? Is anybody waving back at me? Stai zitto! Le sbagli tutte! Tutte! Lascio fare te, chissà che cazzo.
ogni volta che faccio un adulto qualche farina aramaico. Parlerò con qualcun altro. Ci sarà poi qualcuno a questo mondo che mi capisce? Illusa. Nessuno capisce niente di te. Il tuo problema è che cerchi sempre il buono negli altri, anche quando palesemente non c'è. Ma non è vero. Non è che si trovi inutile parlare con un adulto, allora devo starmi in vita per sempre. O peggio ancora, parlare con te. Ah, no? E quindi? Con chi parlerai? Mi hai davvero rotto! Io con te non ci parlo più! Mi fai fare delle figure da sfigata atomica! Va bene, arrangiati allora. Vediamo quanto più figa di te. Addio, perdente. Parlerò con lei. Tu tornatene pure da dove sei venuto, stupido mostro! Maleducata, sfocchiosa, viziata, me ne vado! Ehi, cos'hai? Un periodo schifoso. Mi pare di avere perennemente un mostro sulla spalla che mi fa fare cazzate. A chi lo dici? E poi però per le cazzate fatte ci prendiamo la colpa noi, mica noi. Vabbè, non darci peso, sennò non esci più. Andiamo a prendere un gelato piuttosto. Sì, hai ragione. Thank you.
Ultimi! E adesso, prima che ve ne andiate, vorrei far ricantare la canzone di Popular a Gloria, perché c'è stato un piccolo inconveniente tecnico e quindi vorrei che meritasse un applauso dovuto, insomma, perché è bellissima. Quindi aspettate ancora 5 secondi di numero, d'accordo? Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, who isn't less fortunate than I, my tender heart tends to start to bleed. And when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know, exactly what they need. And even in your though it's the toughest case I had to face, don't worry, I'm determined to succeed and follow my lead. And yes, indeed, you will be popular. You're gonna be popular. I teach you the proper voice when you talk to boys. Little ways to flirt and laugh. Oh, I show you what shoes to wear, how to fix your hair. Everything that really counts to be popular, I'll help you be popular. You'll hang with the right cohorts, you'll be good as boss. Know the slang you've got to know, so let's talk, cause you got an awfully long way to go. Don't be offended by my frank analysis. Think of good at personality dialysis. Grazie a tutti, noi siamo Rabbit Hole.
La nostra associazione si occupa di organizzare laboratori che riguardano principalmente la recitazione per bambini, ragazzi, adulti, ma anche moltissime altre cose come dizione, costruzione di maschere in cuoio, commedia dell'arte, mimo, cinema, insomma tantissime cose. Se volete, lì fuori ci sono dei volantini che potete raccogliere per il prossimo anno. I nostri prossimi laboratori cominceranno ad ottobre. E poi fuori troverete delle cassette con scritto grazie. Se vi va di sostenerci e fare un'offerta libera per questo spettacolo, è sicuramente ben accetto. Grazie ancora a tutti e buona estate. Ciao!